Ti volevo chiedere, ti aspettavi un impatto così positivo con tutta quella gente, la vittoria, la bella atmosfera? Tu t'attendais une montée, genre, comme ça, positif, avec l'atmosphère, comme ça, au stade, et tu prends un forfait ici, quoi. Ouais, mais c'est quelque chose que je découvre. C'est quelque chose que je découvre. Et je suis très heureux de cette atmosphère. Et c'est toujours bien pour un football. C'è un nuovo spettacolo che è molto contento di aver vissuto questo come la prima e è molto contento che è andato molto positivo la prima. Sì, ma è contento anche, a parte l'atmosfera, della sua prova, di come ha giocato, di cosa. Sì. Ti fatto un po' di match? È molto contento prima di tutto per la vittoria e anche di, diciamo che per la prima partita è soddisfatto. Fabrizio. Giovanni Di Marco? Sì, due cose. La prima è quanto ti aiuta il fatto di aver giocato, da quanto abbiamo letto, con lo stesso modulo in Francia. L'altro ieri giocavi 4-2-3-1 e anche qui hai ritrovato lo stesso modulo, Il comment ça t'a aidé de tout ce qui est bon? Disons qu'en France tu joues le même mode, et que tu es venu ici et tu as joué le même mode. C'est mieux, c'est plus facile d'arriver dans une équipe comme de la même façon. Maintenant, moi, je suis au partenaire, mais c'est toujours mieux. Lui dice che anche in Francia giocavo così, era molto positivo perché sapendo già giocare così era più facile per lui, adesso deve, cioè, conoscere ancora di più i compagni per trovarsi meglio in campo con loro. E la seconda cosa, ho letto anche di qualche paragone con Desailly, no? Soprattutto nella prima parte della carriera di Desailly, quando giocava proprio davanti alla difesa. In qualche modo ti rivedi? Il disegno a Desailly et il dit si tu te vois comme ça devant la défense, si tu te reconnais un peu comme lui. Di solito diciamo che giocava, segnava più a Vieira che a Desailly. Si può avere la mia carriera, aspetta, come si. Lui dice se potrebbe avere la stessa carriera sarebbe contento. Jouer à ce poste-là, je suis content, surtout avec le soutien des joueurs et du coach derrière moi. Dice che a questo posto si trova benissimo anche con il sostegno di giocatori e del mister. Salvatore Lugliano, cosa dai Sicilia? Ciao, chiedere, ci puoi raccontare un po' com'è nata questa trattativa quest'estate? Sappiamo che tu hai spinto molto per lasciare la squadra francese, per arrivare qui in Italia, e quanto ha contato la presenza di Gattuso? Demande comment ça s'est passé cet été, le contact venir ici et il dit que tu as voulu passer de là-bas et quel contact tu as eu avec le coach. Et maintenant, comment ça s'est passé le transfert? En fait, ça s'est passé d'abord quand je suis rentré en contact avec moi, c'était le coach du club et c'est ce qui m'a Allora, passé. quando il Palermo ha preso in contatto con lui, l'hanno spiegato un po' il progetto che aveva il Palermo e quello che. C'è il fatto che c'era un progetto dietro, a lui ha avuto voglia di venire qua. Quanto ha contato Gattuso, la presenza di Gattuso qui, nell'ambito di questo progetto? Sì, Gattuso di là sarà un po' per me, perché io da giugno in bosca mo, e se c'è qualcuno che va a mi consigliare, che va a permettere di evoluire, non credo che sia più Il fatto che Gattuso è anche una persona importante e giocava anche il suo ruolo e dice che lui potrà imparare anche tanto a questo posto, a sto posto perché lui conosce, c'è il mister e conosce bene questo anche nella preparazione, che differenze ha, cioè, ha vissuto nella preparazione che faceva in Francia nel ritiro, che faceva a livello fisico-atletico e, cioè, rispetto a quello che gli ha propinato per. Quelle differenze tra la preparazione francese e la preparazione italiana? Il y a plus de rythme dans la formation italienne et moins de choses. En France, il y a beaucoup de rythme aussi dans les séances, mais un peu plus de rythme. Dice che in Italia il ritmo è molto alto e c'è meno tempo di recupero. Invece in Francia il ritmo è anche alto, però c'è più tempo di recupero. Il fatto che c'è poco recupero e lavori di più in Italia.
Aspetta, altre domande? Sì, ma... sì, una curiosità, fra i giocatori che hai incontrato qua nel Palermo, c'è qualcuno che ti ha impressionato di più dei nuovi compagni? Di più che lui è sicuramente impressionato, ma tocco il nuovo Organello. Impressionato da tutti, perché in Francia seguono poco il calcio italiano, lui lo seguiva perché anche all'interessamento del Palermo, e dice che proprio dal primo giorno che sta qua tutti l'ha impressionato perché sono tutti i giocatori bravi. Sì, volevo chiederti quali squadre ti cercavano in Francia, perché tu sei riuscito con la tua squadra, però hai fatto un ottimo campionato, no? Quindi eri molto cercato dalle altre squadre francesi, e poi l'impatto che hai avuto con la città di Palermo. Vu que l'année passée t'es descendu de division, on va être tranquille, mais tu dis que t'as fait un super championnat. Quel club vous te voulez, à part le Palermo? À part le Palermo, tous les, enfin, les clubs en France me suivaient, mais qui insistaient comme Palermo, qui avaient un projet aussi bien que Palermo, il y en avait. Donc moi personnellement, il y avait des clubs, mais avant de trouver un club, moi j'attends de savoir quel est le projet du club. Donc les autres, okay. C'erano alcune abbastanza squadre su di lui, però nessuno concreto e con un progetto dietro. Il fatto che il Palermo l'ha contattato e c'è un progetto dietro, non ha aspettato un minuto, nel senso la sua scelta era il Palermo perché c'era il progetto dietro e il Palermo non lo voleva. La città invece, l'impatto con i tifosi, con la città? A Palermo dici? Sì. E come avete il supporter e diciamo Palermo? Cette atmosphère où les gens sont derrière le club et aiment ça. Après, comme à Paris, quand Sibéou et Pastore sont arrivés, si vous parlez de Palermo, dans le cadre de voilà, les gens étaient passionnés un peu comme ça. Ah, dici che la gente qua è molto attaccato al calcio, magari rispetto in Francia, e diceva pure che Sirigu e Pastore arrivando a PSG parlavano che a Palermo la gente è molto, molto calorosa. Cioè lui non ha parlato con Sirigu e Pastore, li ha sentiti parlare. Ha parlato più di un tanto di fa. Non fait comme ça, mais Sirigu, comme Paris, c'était aussi beaucoup de supporters, beaucoup de monde, tout ça. Il disait qu'à Palermo, c'était la même chose. Maintenant, sans savoir, quand on change avec mais il dit, c'est eux que t'as entendu parler? Oui, c'est Sirigu. Ah, sono loro che hanno detto che... Cioè, quando sono arrivati a Parigi hanno detto che a Palermo la gente è molto calorosa. Va bene così?